Lo scandalo politico-giudiziario monta in Francia, ma Jean-François Copé, presidente del partito di centrodestra UMP, che martedì ha dato le dimissioni per lo scandalo legato a un giro di fatture false, si è difeso proclamando la sua integrità totale davanti alle telecamere del primo canale francese. È una prova personale, ha detto. Voglio dire che la mia onestà e la mia integrità sono totali, ha dichiarato il deputato. Ho scoperto questa faccenda poco più di 10 giorni fa, quando è uscita sul quotidiano Libération. La sede del partito è stata perquisita dalla polizia alla ricerca di prove su illeciti da oltre 10 milioni di euro compiuti durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2012. Fino al nuovo congresso l'UMP sarà retto da un triunvirato, i parlamentari del partito sono in allarme. È una crisi grave di una portata amplissima perché abbiamo avuto 2 terremoti, domenica l'esito del voto europeo e lunedì lo scandalo giudiziario. Rivelazioni clamorose che hanno sconvolto i membri del partito e i nostri elettori. È un grosso schiaffo per Copé, che puntava alla corsa all'Eliseo nel 2017, ma è soprattutto una tegola per la rentrée sulla scena politica dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy.